vetture. Poi si incontrarono con Toby al porto. Avanti, andiamo a esplorare. Sarà una grande avventura. Ben presto raggiunsero la parte più selvaggia dell'isola. Si fermarono a un casello isolato. Dove volete andare? Chiese il casellante. Siamo alla ricerca di un vecchio castello, rispose Pallone Gonfiato. Oh, so dove si trova, signore, disse il casellante. C'è una breve deviazione un po' più avanti lungo la linea. Basta azionare lo scambio. Il fuochista azionò lo scambio ed ebbe inizio l'avventura. Toby si fece largo tra rami e cespugli finché non raggiunse un'altra diramazione. Trovarono due vecchi cartelli. Su uno c'era scritto per il castello e sull'altro per la miniera. Andremo prima al castello. Toby si fermò vicino a una vecchia cisterna d'acqua. Ecco il castello! Sì, rispose Pallone Gonfiato. E ora andiamo a visitare la miniera. Molti anni prima, nella miniera lavoravano alcune piccole locomotive. I binari erano ancora al loro posto, anche se adesso erano tutti arrugginiti e coperti di vegetazione. Pallone Gonfiato era molto interessato, ma Toby era piuttosto impaurito e si sentì sollevato al momento di tornare a casa. Il castello e la miniera sarebbero una bellissima attrazione turistica se si potessero sistemare. Sì, signore, disse Toby titubante. Ben presto i progetti del direttore furono messi in atto, ma Toby era ancora impensierito. Sono convinto che quel posto sia stregato, pensava tra sé e sé. Stanotte sarai qui di guardia, Toby! Oh, sì, certo, balbettò Toby. Fai attenzione al fantasma, Toby, disse Thomas. Quale fantasma? Chiese Toby. Il fantasma del vecchio guerriero. Ogni notte accende un falò e poi va a caccia. Tutù! Arrivederci! Fischiò Thomas. Calò il buio. Toby si guardava attorno nervosamente. Sembrava tutto molto spettrale. Improvvisamente udì un rumore sinistro. Oh, è il fantasma! Piagnucolò. Quale fantasma? Gli chiese il macchinista. È il vecchio guerriero che sta venendo a darmi la caccia! Ah, non dire sciocchezze! Andiamo a dare un'occhiata! Ritornarono subito dopo. Il vecchio guerriero vuole conoscerti, rise il fuochista. Non può aspettare fino a domattina, rispose Toby. I fantasmi non lavorano di giorno, disse il macchinista. Toby avanzò coraggiosamente. Per tutte le ciminiere, esclamò. Lì davanti a lui c'era una piccola locomotiva. Ecco il tuo fantasma, Toby, disse il casellante. In realtà si chiama Bertram, ma lo chiamano il vecchio guerriero perché è molto audace. Adesso Bertram e Toby sono amici per la pelle e accompagnano i visitatori al bellissimo castello e alla miniera. Anzi, ripensandoci, qualche fantasma farebbe la felicità dei turisti.